Di fronte a queste situazioni mi viene in mente una sola frase e una soltanto. Sto giocando a Dark Souls, sul serio? La citazione è d'obbligo e direi che possiamo cominciare. Ovviamente il remaster. Chi mi conosce, tanto scusate che accetto l'euro, non ho tempo. Chi mi conosce sa che io adoro alla follia i Souls, comunque ho imparato ad amarli negli ultimi anni. L'unico problema è che io non ho mai giocato il primo Dark Souls, quindi sì, ho questa pecca gigantesca. E quindi questo significa che a sto giro approfitto dell'occasione e me lo comincio pure, proprio senza paura. Direi che siamo pronti dopo aver accettato 27 informative sulla privacy. Direi che è meglio cominciare con le cose serie, ovvero il nome. Lo sapete che sono uno che va per nomi importanti, quindi preparatevi. Vi presento. Direi che Cavalieri ci può stare che è abbastanza equilibrato. Non ho la neanche minima idea di come la tiriamo fuori. La Staran, allora. La chiave universale, so per esperienza che non è il caso. Il pendente lo sanno anche i muri che non funzionano, non serve a niente. Si deve avere con le umanità gemelle e lasciamo perdere. Il resto. L'editor non è che fosse proprio così espanso, eh. E siamo pronti. Inizia l'avventura di Cucureddu. Chiedo scusa se vi ho risparmiato la meravigliosa intro. Nel compenso non vi risparmio i 60 frame al secondo e soprattutto il porca miseria, il Fire Troll. Già all'inizio. Tutta sta sofferenza mi dovete già infliggere prima ancora di cominciare. Su. Ok, eccoci qua. Tutto molto bello, tutto molto luminoso soprattutto. E cominciamo già a menare, che il tempo è tirannosauro, quindi direi che non abbiamo tutto sto tempo da perdere. Prego, salve, arrivederci. Ah no, è ancora vivo. Ok. Non c'è tempo da perdere, è il caso di dirlo, anche perché ho dovuto registrare e riregistrare di nuovo la parte iniziale perché avevo il volume del microfono basso e non si sentiva una cepponzia di minchia, quindi sto rigiocando l'inizio di Dark Souls due volte. Oh, mi dimenticavo il ragdoll, bellissimo. E questo è già il primo momento importante. Il nostro primo falò. Godiamocelo. E muoviamo verso il nostro primo boss importante. O meglio, verso la presentazione del nostro primo boss importante, visto che non è questo il momento. Come dicevo, noto luminare, c'è un tempo e luogo per ogni cosa, ma non ora. Quindi procediamo e andiamo avanti. Oh, salve! Sì, è arrivato, me ne vado. Ecco qua, prepariamoci lo scudo, quello un po' più serio, e veniamo a farti i grandi culi. Ma proprio grandi, grandi, grandi. Dove è andato? Eccolo qui. Ti sarebbe piaciuto. Non so. Oh, bene. Iniziamo ad avere qualcosa che assomiglia a un'arma. Tutto molto bello. Dove siamo? Mi devo un attimo raccapezzare. No, da qui non si scende, meno male. Ho temuto il peggio. Vabbè, questa la sanno anche i muri. E a proposito di muri. Oh, ciao Oscar. Ovviamente, dal momento che anche i bambini sanno la lore di Dark Souls, eviterò di farvi leggere tutti i dialoghi. Mi limito solo a dirvi che ci darà tutto quello che ci serve in questo istante, cioè le fiaschette e soprattutto la sua esistenza, così lo termineremo allegramente come si merita. E possiamo andare. Prima però di salire, provo a scendere, che sono curioso. Eh sì, è uno shortcut. Non possiamo tornare indietro in teoria perché. Oh sì, ma soprattutto ci conviene. No, non ci conviene. E sappiamo tutti per quale motivo. Andiamo piuttosto a prendere a pedate nel culo il nostro pietratore folle. E andiamo avanti. Eccoci qua. Ci stiamo per avvicinare già al momento, a uno dei defining moments, diciamo, di Dark Souls 1. Vai avanti che tanto. Ecco. Tanto finisce che mi incastro nel muro, quindi meglio di no. Ok.
vi porto a spasso. Quale italiano, tra l'altro? E visto all'ultimo, ma l'ho visto. Muorici male. E tu mi sa che sei di quelli un po' più forti. Ecco qua, mettiamoti alla prova. Bah, niente male. Potevi fare di meglio, però, poveretto. E adesso chiunque sa cosa c'è qui davanti. Solo perché non ho mai giocato al primo Dark Souls non significa che non sappia cosa devo aspettarmi in molti frangenti. E quindi prepariamoci per la nostra prima boss fight. Quasi non mi fai paura. Dico proprio quasi, perché insomma non ci sta neanche provando il demone del rifugio. Ecco, fatto la cagata. Aspettiamo il momento propizio. Ok, posso caricare solo due. Ah, culo. Se poi non lo evito quando mi colpisce. No, non davanti, non... vabbè. Un colpo di campanile nelle gengive mi sono preso. Ma ci muori, cazzo se ci muori, demone del rifugio dei miei maroni. Ciao, grazie, arrivederci. In un tripudio di fuochi artificiali. Sì, quella è la porta da dove siamo entrati prima. E quest'anno si dovrebbe aprire adesso? Sì, direi propriamente di sì. Premessa? Cosa ci aspetta dall'altra parte? È il caso di domandarselo. Una vetta innevata soprattutto. E niente di più, perché non vedo... Aspetta, no, niente da fare. Ah no, aspetta, c'è qualcosa qui. Ok, animelle, anime, animelle contro anime. Buona sapersi, facciamoci un giretto che... L'esplorazione è l'anima della sopravvivenza, in questo caso. Questo lo conosco. No, però non abbiamo nulla da darti in questo momento. Non so nemmeno che cosa vogliano qui, perché incontrano era Dark Souls 2, quindi è un conto qui al 3. Allora, scusa, è l'1. Ok, mi sto perdendo qualcosa? Ah no, giusto. Dimenticavo il servizio radio taxi. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. No, aspetta. Questo non è quello che mi ricordavo. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. No, non era quello che mi ricordavo, ma chi se ne frega, stiamo andando dove dobbiamo andare. Mi basta questo.